Allora, su questo nuovo Wally Y 150 ritroviamo questa famosa cabina di prua che è stata un po' la grande innovazione della linea Y. E quindi direi che qui non abbiamo innovazioni se non il fatto che su una barca più piccola comunque riusciamo ad avere una cabina della stessa dimensione e con quegli stessi vantaggi di visibilità e di luce. Le vere differenze invece le troviamo nel salone principale, sempre full beam come sul 200, ma su due livelli diversi, che ti permette di avere al livello più basso un'altezza del cielino notevolissima, perché arriviamo a oltre 2,50 m, e invece seduti sul livello più alto la possibilità di non perdere mai la vista del mare, quindi si riesce a vedere proprio il mare vicino, non l'orizzonte lontano, oltre a tutta la visuale del mare a poppa, perché la poppa è molto ribassata, quindi hai veramente fra la cabina di prua e il salone di poppa hai 360 gradi, insomma, di visuale del mare, che è quello che in fondo cerchi. In più, devo dire che avendo un flying bridge sul 150 più aperto rispetto al 200, è un flying bridge che nelle situazioni di caldo estivo, magari con una brezza leggera, ti permette di stare comunque al fresco con la brezzetta che passa. Ma quando invece il vento sale, tu scendi in questo salone e non ti accorgi quasi di essere entrato nella barca, perché hai lo stesso tipo di vista, ma protetto, coperto, sia come temperatura, come vento, come tutto. Quindi direi che il flying bridge e il salone sono le due grandi novità rispetto al 200. La poppa è diversa perché non abbiamo due garage chiusi laterali come sul 200, abbiamo solo questa plancia centrale di poppa che serve a varare e ad alare il tender, ma una volta liberata dal tender ti serve proprio come spiaggia, perché è una grande plancia di quasi 4 metri che scende e la puoi fermare all'altezza che vuoi, o sott'acqua o a livello dell'acqua, o 20 centimetri sopra l'acqua, per cui ti siedi ma tieni i piedini a puccio nell'acqua. Ecco, quindi anche questa è una cosa un po' diversa dal 200. È la prossima barca che mi auguro di riuscire a vedere anche per i saloni di fine anno, sarà il Wally Y 100, e non vi posso anticipare nulla, però è già in costruzione e anche quella, pur essendo più piccola, sarà qualcosa di speciale. Ma è avvenuta la conversione del velista Luca Bassani al motore? Assolutamente no. Luca Bassani è un amante del mare in quasi tutte le sue forme. Dico quasi tutte perché, ecco, andando, non mi piace tanto andare in un sottomarino. Mi piace andare sott'acqua a nuoto, ma non in un sottomarino, un po' di claustrofobia. Ma insomma, andare in mare a motore o a vela per me è sempre un enorme piacere, quindi progettare una o l'altra barca mi dà lo stesso tipo di ispirazione. Adesso stiamo costruendo questo nuovo 110 piedi, Wally Wing 110, che sarà varato l'anno prossimo, e anche lì spero di stupirvi un'altra volta con le nuove soluzioni.